E bello a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video. Io sono il vostro Mr. Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatori con l'Inter. Allora ragazzi, abbiamo la lista dei... sto morendo. Abbiamo la lista dei preferiti già pronta. E ovviamente tutti i giocatori che mi avete consigliato voi sono andato ad inserire nella lista dei preferiti, più alcuni altri giocatori che mi hanno suggerito miei amici oppure mi sono stati suggeriti su Facebook. E quindi andiamo subito a vedere la lista. Allora, partiamo con i portieri. Ne abbiamo due, ragazzi. Io li prenderei tutti e due perché i nostri portieri di riserva, francamente, non mi piacciono tantissimo. Né Radu né Di Gregorio. Perciò sono Giacomo Satalino e Gianluigi Donnarumma. Donnarumma, ragazzi, vabbè, lo conosciamo tutti, grandissimo portiere titolare del Milan. Chiediamo, direi direttamente, anche informazioni per lui. Potremmo, ragazzi, comprarlo subito. E Satalino, probabilmente nessuno di voi lo conoscerà, ragazzi, ma la cosa simpatica è che lui viene a scuola con me. Nel senso che non andiamo in classe insieme, però insomma, ragazzi, non lo so perché, ma mi ispira un sacco di fiducia comprarlo. Grande bombe. E chiediamo già informazioni. Poi, terzini destri, ne abbiamo tantissimi. E nello specifico abbiamo Piszczek, Zabaleta, Darmian, Bellerin e Piccini. Allora, a destra la situazione con la nostra Inter è abbastanza disastrosa perché non ci possiamo certo fidare né di Santon né di D'Ambrosio. Perciò due giocatori vanno assolutamente presi per sostituire gli altri due. Perciò voi mi avete detto di puntare, di puntare o sull'esperienza di Piszczek o su quella di Zabaleta, che sono entrambi due terzini molto forti. Uno gioca nel Borussia Dortmund e l'altro gioca nel Manchester City. Oppure di puntare sulla, non lo so, bravura tecnica, che comunque, ragazzi, Darmian è un buon terzino, un po' sottovalutato secondo me. Poi allo United trova anche poco spazio. Dopotutto hanno Valencia, che comunque è un altro fantastico giocatore, e quindi purtroppo per lui non riesce a trovare grande spazio. Però è veramente un buon giocatore, Darmian. E Bellerin, vabbè, tutti lo conosciamo, ragazzi, corre come un cane, è un missile, non lo ferma nessuno. Piccini potrebbe essere una nostra possibile riserva, in quanto è comunque un giocatore molto giovane, gioca nel Betis, è italiano, che per l'Inter potrebbe essere anche abbastanza una novità, anche se comunque negli ultimi anni sta cercando sempre più di acquistare giocatori italiani. E appunto potrebbe essere un'ottima riserva. Difensori centrali ne abbiamo tre e abbiamo Varane, Godin e Fournasier. Allora, Varane e Godin potrebbero essere entrambe due buonissime scelte per quanto riguarda, diciamo, la sostituzione di Muriglio. Anche se molti di voi mi hanno detto di tenere Muriglio come titolare. Ok, potrebbe essere una buona idea quella di tenere Muriglio titolare, però sicuramente un Varane o un Godin potrebbero aiutarci, anche perché l'anno prossimo sia non sia però Miranda se ne andrà perché è in prestito, e l'anno prossimo il prestito scadrà, noi non lo potremo riscattare. Perciò ciao ciao Miranda. Quindi o Godin o Varane andranno comprati, secondo me, ragazzi. Sacrificheremo per una stagione Murillo, gli faremo fare un po' di panchina, un po' di esperienza, magari lo faremo crescere un po' di overall, e poi dalla stagione prossima potremo mandare titolare insieme a uno di questi due. E Fournasier lo potremo utilizzare come riserva, che comunque una riserva ci serve. Fournasier non è affatto male come giocatore, potrebbe essere un'ottima alternativa. A sinistra abbiamo solo un giocatore, Antonio Barreca, che secondo me, ragazzi, questo tra 3-4 anni sarà il terzino sinistro della nazionale, perché ragazzi è veramente forte. Con il Torino in Serie A ora sta facendo il fenomeno. Cioè, non so se vi è capitato mai di vederlo giocare, ma è veramente bravissimo. Perciò mi piacerebbe tantissimo comprarlo. Da mettere come riserva, perché per il momento abbiamo Ansaldi, che sicuramente giocherà, però Barreca lo prenderei.
Poi a sinistra abbiamo due giocatori, abbiamo Marco Reus, che mi avete consigliato voi di comprare, anche se comunque abbiamo Perisic, perciò da vedere un po' la situazione di Reus, perché non vorrei sacrificare Perisic in quanto è comunque un giocatore molto molto forte, perciò prima di prendere Reus dovremmo, se in caso, vendere Perisic, però non lo metto in vendita perché sennò non ne varrebbe assolutamente la pena. Perisic è un giocatore da vendere solo se ci fanno un'ottima offerta. Come riserva però, perché una riserva ci vuole, perché effettivamente siamo senza, ci servirebbe appunto un giocatore come Vincenzo Grifo, altro giocatore molto interessante, gioca nel Friburgo. Purtroppo il Friburgo è retrocesso 2 stagioni fa, però comunque Vincenzo è un ottimo giocatore, e corre, quindi già un punto importantissimo a suo favore. E non mi dispiacerebbe. E poi, ragazzi, troviamo in attacco Paulo Dybala. Mi avete consigliato Dybala? Non so francamente perché mi avete consigliato un attaccante, perché comunque ne abbiamo già troppi per conto nostro. Abbiamo Icardi, Jovetic, Eder e compagnia bella. Ah, ovviamente, ragazzi, mi avete detto, vabbè, dopo, no, questa situazione la vediamo dopo. Comunque, mi avete consigliato Dybala. E sì, va bene, però, insomma, aspetterei un attimo. Intanto chiederei informazione per i terzini destri, che mi sembrano abbastanza una priorità. Poi per gli altri ruoli possiamo anche aspettare un attimino, però per la fascia destra io mi attiverei subito chiedendo un po' di informazioni alle varie squadre. Perfetto. Andiamo a ragionare un attimino velocemente dei giocatori da vendere. Allora, noi abbiamo messo sul mercato tutta questa bella gente. Voi mi avete detto di sul mercato e in prestito. È in prestito. Allora, voi mi avete detto di non mandare in prestito Gabigol per fargli fare un po' di esperienza con la nostra squadra. Perciò, ragazzi, abbiamo anche un attaccante in più. Che quindi io veramente Dybala, a me, ragazzi, mi piace tantissimo Dybala. Però non saprei come farlo. Non come, dove farlo giocare. Perché chi leviamo? Chi leviamo? Cioè, ragazzi, non avrebbe mai spazio. O meglio, ce l'avrebbe. Però mi dispiacerebbe levare Icardi da titolare, perché comunque è un giocatore fantastico. E non lo so, ragazzi. Per Dybala vedremo. Per Dybala vedremo bene un po' come si evolverà la situazione. Il resto li possiamo tranquillamente vendere. Quindi non ci dovrebbero essere particolari problemi. E a sto punto, però, siccome i nostri due portieri, spero, di riserva diventeranno sia Donnarumma sia Satalino, direi quindi sia di vendere Di Gregorio, che non lo possiamo vendere, però in prestito per un anno ce lo possiamo mandare, e Radu, questo lo possiamo vendere, esatto, e Ionit Andrej Radu lo possiamo mettere in vendita, benissimo. E per il momento, ragazzi, io mi fermerei così e inizierei un po' sto calciomercato, e quindi andiamo avanti. Ok, ragazzi, niente Satalino perché è appena arrivato alla Fiorentina, anche se cioè, in realtà non è appena arrivato, ragazzi, perché comunque viene dalla primavera, cioè dal settore giovanile, però, insomma, va bene lo stesso, dai. Piccini, ragazzi, il prezzo è buonissimo, 11 milioni. E a parte abbiamo sbagliato finora perché abbiamo offerto D'Ambrosio al posto di Santon, perché abbiamo dovuto offrire Santon. E vabbè, facciamo lo scambio. No, ragazzi, offriamo sempre D'Ambrosio, tanto non penso che nessuna delle altre offerte andrà in porto. Quindi partiamo con D'Ambrosio più 4 milioni per Piccini. Sì, mi sembra un ottimo prezzo, un'ottima offerta per il Real Betis. Partita contro il Manchester United di American Challenge Cup. Essendo, ragazzi, un'amichevole, la andiamo a simulare, tanto non dovrebbero esserci problemi. O anche se comunque dovessimo perdere, non è un problema perché comunque appunto è un'amichevole. Direi di skippare. 1-0 gol di Joao Mario. Ah, ragazzi, fermi, cosa importantissima. Dobbiamo cambiare un attimino la formazione. Oh, no, vabbè, per il momento la formazione la lasciamo così. Per il momento la lasciamo così, però poi vediamo. Qui chiudiamo tutto e andiamo avanti. Allora, un'email, Manchester United, Darmian, anche loro, ragazzi, niente D'Ambrosio, quindi partiamo con Santon e avanziamo l'offerta con ovviamente sempre i 13 milioni più
la nuova contropartita. E siamo a partita contro i Vancouver Whitecaps. Ci avevo più o meno preso, ero deciso fra Vancouver e Toronto, però mi ricordavo bene il Vancouver. E quindi skip. Non è possibile, ragazzi, ci stanno prendendo in giro. Abbiamo vinto contro il Manchester United e andiamo a perdere contro il Vancouver. Ma va bene lo stesso, dai, non è un problema. Cosa abbiamo poi? Va bene. Allora, per Bellerin cambiamo su, anche se D'Ambrosio comunque all'Arsenal non dispiaceva, cambiamo con Santon. Vediamo se gli va sempre bene. Poi ragazzi, magari non gli va bene e a posto. Non ci poniamo più il problema. Però io farei Santon più 15 milioni. Mi sembra anche una buona offerta, visto che comunque ci chiediamo di alzare un po' il prezzo con D'Ambrosio. Al Betis, per Piccini, facciamo sempre D'Ambrosio. Più quanto ci chiedevano loro, non mi ricordo più. 8 e mezzo. Arriviamo a 6. No, no, a 6, a 5 e 8 per il momento. Mi sembra anche questa un'altra buona offerta. Chiudiamo tutto e andiamo avanti. Anzi, prima di andare avanti, bisogna chiedere informazioni anche per gli altri giocatori. Così, ragazzi, intanto iniziamo a trattare anche per loro. E ovviamente avanziamo. Allora, 4-6 email, anzi. Borussia Dortmund, offerta accettata, benissimo. Manchester City, non gli piace. Varane, 62, Godin, Grifo, 8 e mezzo. Dybala, vabbè. Allora, ragazzi, andiamo avanti. Abbiamo 6 email. Allora, qui chiudiamo. Milan, Fornasier, Barreca, Marco. Va bene, allora. Offerta di trasferimento di Jovetic. Ce lo chiede il Chelsea a 18 milioni, 18 sono un po' pochini. Possiamo provare a sparare una cifrona tipo 30 milioni. E se Jovetic ce l'abbiamo messo sul mercato, ora vediamo cosa ci dice il Chelsea. Ma se no, se la trattativa non dovesse andare a finire bene, lo leviamo perché ragazzi ci torna molto meglio così. Donnarumma, non so se il giocatore è stato come contropartita. Va bene, allora, per Donnarumma offriamo semplicemente i soldi. A sto punto facciamo così. Non so quanto possa valere, perciò partiamo con 3 milioni. L'offerta penso sia bassissima, ma comunque noi ci proviamo. Fornasier, quanto? 1 milione e 100? 1 milione e 100 non è neanche tantissimo. Quindi contropartite non ne offriamo, ragazzi. Cioè, o li diamo Berni. Oddio. Dai Tommasone, facci convincere il Pescara. Berni più 400 per Michele Fornasier. Potrebbe essere Fornasier, perché comunque è italiano, non è francese. E va bene. Barreca, possiamo. Oddio, mi sa che offrirgli Nagatomo è un po' esagerato. Quindi offriamo, vale tra 1 milione e 2 milioni e 4, perciò offriamoli solamente a soldi. Partiamo con 1 milione, partiamo un po' più bassi, come al solito. Va bene. Royce e Dybala ovviamente rimangono qua per il momento, tanto non sono nostre estreme priorità per ora. Berni, mister posso fare. Tanto vai tranquillo, Bomber, che cambierai squadra tra poco e andrai a giocare. Darmian, Santon, non ci siamo ragazzi. Darmian mi sa che l'abbandono questa pista. Sì ragazzi, Darmian mi tocca abbandonarlo perché costa veramente troppi soldi. Veramente, veramente troppi, troppi soldi. Poi a loro non piace Santon, quindi non è niente ragazzi. Facciamo così, skip contro il Columbus Crew 1-0, gol di João Mario che tra l'altro si è poi anche fatto espellere, ma importante è aver vinto e quindi aver passato i gironi, non so se primi o secondi, ma è importante ragazzi essere passati ed essere alla fase successiva. Quanta roba. Allora, partiamo dal fondo. Squalificato per due parti. Oh, hanno reintrodotto una cosa giustissima, ragazzi. Le squalifiche per più giornate, perché non ne, da cioè, non ne davano più di una. Ora, a me chiaramente mi dispiace non avere João Mario per due partite. Però ragazzi, è giusto così, perché comunque, cioè, nella realtà non è che danno solamente una squalifica e basta, cioè un giorno di squalifica e basta, ne danno anche più di uno, perciò bravissimi alla EA Sport. Cancelliamo queste email. Cosa abbiamo poi? Premio torneo, 3 milioni e 100 intanto. Buono. Manchester City,
Zabaleta, ragazzi, mi sa che non va, mi sa che non ci siamo per niente, però vedo l'Arsenal con Bellerin e questo mi piace un casino. Ne chiede 90 e ne prendo 81 per alzargli un po' l'ingaggio, facciamo 84. Proviamola. Giocatore importante, prima squadra, ovviamente, come sempre. E ci siamo. Betis, ok, no ragazzi, vabbè, a posto. A posto. Piccini, per Piccini facciamo 22 e mezzo. Alziamo di pochino. No, ragazzi, no, 22 e mezzo è troppo poco. Facciamo 24. Facciamo 24, 4 anni, giocatore per il turnover. Manteniamoci un po' bassini con la nostra offerta. Bene. Cosa era la maglia d'offerta accettata, Andreoli? Oddio, mamma, roba da pazzi. Ragazzi, Varane, tanta roba. Facciamo 180 subito, 4 anni, giocatore chiave prima squadra. Che gli devo dire a questo bomber? No, cioè, è veramente forte, ragazzi. Ci costerà un casino, però. Ci costerà veramente un casino. Come non siamo riusciti a raggiungere la fase finale del torneo? No! No, raga, bruttissimo. Siamo usciti dalla Challenge Cup? Ma io che schifo. Dopo voglio vedere per bene perché siamo usciti. Intanto, Vincenzo Grifo... Il Friburgo ha accettato e quindi noi facciamo un'offertina. Proviamo con 27 milioni. Sì, 27 milioni, 27 mila, 27 milioni sono anche. Sarebbero un po' troppi, non li prende nemmeno. Non li prendono nemmeno Messi e Ronaldo messi insieme. E facciamo ovviamente giocatori per il turnover. No, raga, che schifo! Che schifo! Superati dai Vancouver, mamma mia, che porcheria. Vabbè, ci può stare alla fine, oddio, nemmeno più di tanto, però, insomma. Vabbè, ragazzi, chi se ne frega, comunque un po' di soldi li abbiamo presi. E andiamo avanti. Allora, 6 mail, vediamo se sono importanti e iniziamo benissimo, ragazzi, subito con Barreca. Ne chiede 25, 25 potenzialmente, spero di non darglieli. Facciamo 21, una via di mezzo, dai. Giocatore sporadico, perché se è sporadico al Torino dovrebbe essere in teoria sporadico anche da noi. Chiudiamo. Chelsea 26, ragazzi, siamo vicini a trovare l'intesa con il Chelsea per Jovetic. 28 e mezzo, anzi 28 e 4. Così, vediamo di convincerli, speriamo, più che altro. Piszczek controfferta, ce ne chiede sempre 90. Noi ne abbiamo offerti. Ah, non me lo dice quanto ne abbiamo offerti. E non mi ricordo più, ragazzi. Però mi sembra sull'ottantina. Sì, 80 esattamente. Perciò potremmo azzardare 85. 2 anni, giocatore importante. Prima squadra. E vediamo se con 85 lo convinciamo. Proviamoci. Bene. Milan offerta rifiutata. Sono troppo pochi, 3 milioni. Godin. Mi sa che non viene. Perciò Donnarumma. E facciamo un'altra offerta. Intanto facciamo 5 milioni netti. Perfetto. Torniamo indietro. E andiamo a dare un'occhiata per Godin. Però ragazzi, Godin ormai credo. No, no, ragazzi, Godin intanto non ci sarà niente da fare. Perché senza contropartita andare a spendere 50 milioni mi sembra abbastanza esagerato, perciò per il momento direi di abbandonare questa pista. E possiamo però, anzi, non possiamo, dobbiamo proseguire la trattativa per Fournasier. Proviamo a cambiare portiere, mettiamoci Radu invece che Berni. Facciamo sempre 400, anche 500, vai. Magari riusciamo un po' di più a convincerli. Eeeh. Offerta per Mauro Icardi. Chi è? Bayer Leverkusen, ambiziosi al Bayer Leverkusen. Più che altro sono ambiziosi a venire con 28 milioni. Direi che sono un po' pochini, ragazzi. E quindi noi gli rispondiamo subito con 55 milioni. Visto che ne vale 27 e mezzo per Icardi, chiediamo semplicemente il doppio di ciò di quello che vale, perciò appunto 55 milioni di euro. Roba che se non me li danno non glielo mando, ovviamente. Allora, sia Grifo sia Varane hanno accettato. Allora, Grifo lo prendiamo subito.
Così ci leviamo Felipe Melo, abbassiamo, anzi, abbassiamo, miglioriamo un po' gli ingaggi, il monte ingaggi, e a questo punto, ragazzi, forse potremmo prendere anche direttamente Varane. Tanto 25 milioni sono abbastanza per fare molti acquisti. Sì, dai, prendiamo tutti subito, senza stare ad indugiare. Qui chiudiamo, nuovo giocatore in arrivo e un nuovo giocatore in arrivo. Allora, torniamo indietro, cancelliamo l'email e proseguiamo in attesa delle altre nostre offerte, raga. Boom, così, subito piccini. E lo prendiamo. E ci guadagniamo anche un... quanto? 23.000 di stipendio. Buonissimo, perché comunque è un giocatore che più o meno siamo sul livello di di D'Ambrosio. Ora c'è da decidere tra Bellerin e Piszczek. Ragazzi, se devo decidere io, vado tutta la vita su Piszczek, su Bellerin. Ma tutta la vita proprio. Che mi sembra veramente più forte. O meglio, più forte non lo so. Perché comunque più o meno il livello è quello. Però ragazzi, uno c'ha 31 anni, uno ce n'ha 21. E alla fine lo paghiamo solamente 2 milioni e mezzo in più. Sì, ragazzi, ci prendiamo Bellerin. Sì. Nuovo acquisto, Hector Bellerin. Ci sta, raga, ci sta tantissimo. Ci sta veramente un sacco. Quindi, ricapitolando, al 15 di luglio siamo già messi parecchio bene. Allora, Milan offerta ancora una volta rifiutata. Chelsea ha accettato 28,4 per Jovetic, benissimo. Pescara, gli va bene Radu, ragazzi. Allora, semplicemente gli bastava cambiare il portiere. Perciò... Allora, Fornasier prende 9.700 a settimana e ce ne chiede 15. Vediamo di convincerlo a prenderne un pochino meno, tipo 12. Potrebbe essere comunque un buon affare per lui. Lo mettiamo sporadico prima squadra. Così facciamo tandem difensivo di riserva Murillo, Fornasier, Yao. Può anche starci. E Bayer Leverkusen ci... rifà una nuova offerta per Icardi, ovvero 40 milioni. 40 milioni sono troppo pochi. Semplicemente, ragazzi, sono proprio troppo pochi. Almeno, non dico proprio per forza sui 50, però in orbita 50 mi ci devono arrivare, se no non mi fanno felice. Perciò vedano, cioè, che se lo vogliono, che vedano di alzare un pochino il prezzo, altrimenti non mi troveranno mai d'accordo con loro. E per Donnarumma bisogna... dove si fa? La primavera, finanze... Finanze? Si fa lo stanziamento del budget? Budget, eccolo qua. Allora, ci servono un po' di soldi per rifare l'offerta per Donnarumma. Quindi prendiamo per il momento 7 milioni e 3. E diamo anche un'occhiata alle finanze. Allora, movimenti... per il momento siamo... Ah, più 2 milioni e 6 con la vendita delle magliette. Siamo parecchio in rosso con gli stipendi. Premi di denaro siamo messi bene. Insomma, raga, insomma, non stiamo... Cioè, nel senso, stiamo andando bene, però... per rientrare delle spese di 200 milioni e non sono ancora finite... un po' ce ne vuole, un po' ce ne vorrà. Però per il momento non stiamo andando affatto male. Siamo partiti abbastanza bene con le trattative. Stiamo vendendo i giocatori giusti, acquistando sempre giocatori giusti. Benissimo, 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 benissimo. Allora, subito rifacciamo un'offerta per Donnarumma prima di acquistare Barreca, che lo paghiamo 1 milione. Quindi fino a 6 milioni e 3 per il momento ci possiamo arrivare. 6 milioni e 3. E riproviamo con un portiere. Riproviamoci. Magari non gli piaceva Condogbia. Eh sì, Condogbia, sì, perché adesso ho visto Condogbia. Magari non gli piaceva Carrizo. Anzi, proprio cambiamo tutto. Partiamo con Palacio. Palacio più 5. Quindi torniamo a 5. Però gli mettiamo Palacio. L'offertona, cioè l'offerta, ragazzi, è veramente altissima. Così più di 10 milioni. Però non sapendo quanto possa costare Donnarumma, ci può anche stare. Perciò qui chiudiamo. E ci prendiamo a sto punto anche Barreca, accettiamo subito. 21.000, quindi neanche troppi soldi come stipendi. Ragazzi, altro buonissimo giocatore. Ovviamente fatelo sapere anche voi se gli acquisti che per il momento stiamo facendo sono buoni oppure se non vi sono piaciuti e se quindi a gennaio vorrei intervenire subito magari per
vendendo questi giocatori. Allora, Icardi non se ne va al Bayer Leverkusen, e va bene ragazzi, ce lo teniamo tranquillamente noi. Fournasier, offerta accettata, quindi prendiamolo subito al posto di Radu. E a quanto pare abbiamo venduto anche Jovetic. Allora, c'è chi di voi ragazzi, Jovetic mi aveva detto di non venderlo, perché comunque l'avrei potuto usare come riserva di Icardi. Però per 28 milioni e 4 ragazzi andava venduto perché tanto comunque non sarebbe stato mai titolare. Più o meno Eder è al suo stesso livello, quindi alla fine non è neanche troppo male aver ceduto Jovetic, come, cioè nel senso ragazzi alla fine va bene, dai, va bene. E poi abbiamo preso anche quasi 30 milioni, perciò va benissimo. Ah, ovviamente ragazzi questo episodio lo chiuderemo come facciamo sempre durante il mercato estivo all'inizio di agosto, così magari avete anche voi margine, modo soprattutto di considerarmi altri giocatori. E intanto Milan offerta accettata, Palacio più 5 milioni subito! Approfitta immediatamente, Donnarumma 21.000, anche 20, no, facciamo così, facciamo 25 visto che vende al Milan e passa all'Inter. Chiaramente giocatore per il turnover, mi sembra più che scontato. E altra offerta per i Cali. Stavolta ce lo chiede il Wolfsburg, concorrente del Bayer Leverkusen. E ci offre 34 milioni, che sono sempre troppo pochi. E quindi noi riproviamo subito con 55. Poi, ovviamente, credo non accetteranno mai la nostra controfferta. Però, mai dire mai alla fine, eh? Non si sa mai. E altre due offerte di mercato per le nostre due ale destre, Bakayoko, che mandiamo subito in prestito al Cambridge United, e per Biabiani, che ce lo chiede il Celta Vigo, ci offre 4 milioni, ne vale 5. Ragazzi, tanto non c'è bisogno di guadagnarci più di tanto, quando abbiamo chiesto 5 e mezzo, almeno per me possiamo già essere soddisfatti. Tanto appunto non ci serve, quindi va benissimo così. Perfetto, e continuiamo. Siamo al 23 di luglio, sabato, perciò ci manca poco alla fine dell'episodio, ma sarà un periodo molto intenso. Attenzione, fermi tutti. Allora, Palacio mi sa che non lo vendiamo dalla Sociedad, perché se lo diamo come contropartita per Donnarumma al Milan sarà un po' complicato. Il Francoforte ci chiede Biabiani, perciò noi chiediamo sempre. No, ci hanno offerto 4 e 4, gli altri 4. Proviamo con 5 e 8. Alziamo un pochino le nostre pretese, visto che loro comunque ci offrono un po' più soldi. E il Wolfsburg è arrivato a 47 milioni e mezzo per Mauro Icardi. Noi ne abbiamo chiesti 55. Allora, ragioniamo velocemente. Ragazzi, ovviamente, per un tifoso come me dell'Inter, vendere Icardi è un po' un dispiacere, perché comunque è il bomber. Senza di lui negli ultimi anni l'Inter non avrebbe fatto assolutamente niente, perché se ci levi nella prima stagione, no, nella seconda stagione i 22 gol, e nella terza stagione all'Inter i 14 o 15 che ha fatto, penso che l'Inter sarebbe tranquillamente potuto arrivare forse massimo tra le prime 10, ma massimo ragazzi, perciò chiaramente è un dispiacere vendere Icardi. Però di fronte ad una buona offerta inizia a diventare interessante la cosa. Perciò, dopo aver ragionato, io chiederei 51 milioni e mezzo. È un venirsi incontro tra quello che ci offrono loro e quello che chiediamo noi. Perciò potrebbe essere una buona opzione per entrambe le squadre alla fine. Però vediamo. Biabiani se ne va al Celta Vigo, e noi ragazzi ci prendiamo anche Gigi Donnarumma. Gigio, anzi Gigi è Buffon, ma presto poi ci deve entrare anche lui un gran bel Gigi. E dunque sesto acquisto per la nostra Inter solamente nel mese di luglio, grandissimo acquisto per il futuro abbiamo fatto ragazzi. Donnarumma, vabbè, è un campione, 76, cioè ragazzi 17 anni ed avere già un numero di 76 su FIFA è veramente roba da pazzi.
Campioncini, veramente, cioè, poi ragazzi, a me la cosa che mi fa specie è questa, pensare che alla mia stessa età è veramente roba da pazzi. Sì, raga, veramente, veramente uno spettacolo, se ne dovrebbe fargli i complimenti e basta a Donnarumma per tutto ciò che sta facendo con il Milan, veramente un grandissimo giocatore. Probabilmente diventerà nel giro di, non so, 4-5 anni. Periodo in cui probabilmente Buffon smetterà di giocare, penso ragazzi diventerà subito lui il portiere della nazionale, anche perché se continua così diventerà difficile proprio stargli dietro, perché è veramente un fenomeno. Due mail, cosa abbiamo? Il vo... Oh, porca vacca! E va bene. Dai ragazzi, in un certo senso ci avevo già fatto idea perché... È arrivata un'offerta di 47 e mezzo. In genere vanno sempre in fondo se li chiedi poco di più. E infatti, ragazzi, sono andati fino alla fine quelli del Wolfsburg. E probabilmente con questi 51 milioni e mezzo riusciranno a portarsi a casa Mauro Icardi. Perciò bisognerà che per il prossimo episodio mi consigliate tantissimi attaccanti per andare a sostituire Icardi. Ovviamente non consigliatemi Dybala perché ce l'abbiamo di già qui sotto, perciò un giocatore in meno da consigliarmi. E ovviamente andiamo a trattare anche per lui. E va bene, a questo punto ragazzi, Icardi abbiamo venduto, Biagani rifiutiamo di mandarlo al Foglio Forte, tanto lo mandiamo a 5 e mezzo al Celta Vigo. E va bene così. Chiudiamo e arriviamo fino in fondo a questo punto. Tanto non dovrebbero accadere particolarissime cose. Venduto Icardi e va bene, venduto Biabiani e va bene. Arriviamo al primo di agosto e chiudiamo qua per oggi la situazione. Allora, Eder sul posto di Icardi, vabbè, per il momento giocherà lui, poi insomma vedremo di sostituirlo, anche perché chiaramente il mio intento non è di giocare con Icardi titolare. Intanto vedo che sia Donnarumma sia Murillo sono migliorati subito, non hanno perso tempo. Bene, sono contentissimo. Gabriel, ragazzi, stanno migliorando tutti, roba da pazzi. Anche Barreca, sì, vabbè. Poi chi sta migliorando anche? Il mondo. Vabbè, mi ha dato anche... No, no, Bernie era già 64, cosa sto dicendo? Non diciamo eresie, non scherziamo su queste cose. E va bene, a parte... Ah, mi ha dato anche Condo... Vabbè, ragazzi, basta. Stanno migliorando tutti, roba da manicomio. Chiudiamo tutto e basta, se no ci diventiamo scemi. Allora, hanno fatto questa cosa, ma gli allenamenti ci sono? Ah, ecco, sì, ci sono, ragazzi. Allora, vediamo un po' se sono cambiate le cose o se sono sempre uguali. Allora, alleneremo Gabriel di sicuro. Facciamo fare per il momento creazione occasione, poi magari durante il corso della stagione potremo cambiare. Ale, aspettiamo. Centrocampo, abbiamo Gnukuri da allenare sicuro, 19 anni, ragazzi. Come si fa a non allenarlo? Super altro uomo, perfetto. Difensori centrali abbiamo volendo Yao, a sinistra abbiamo Barreca Miangwe. Ok, ho già in mente ragazzi chi allenare, ovvero vabbè, a parte Donnarumma che penso fosse scontato il fatto di andare ad allenarlo, ma poi soprattutto pensavo di allenare sia Barreca sia Miangwe. Barreca perché mi sta simpaticissimo, Miangwe perché comunque è giovane, più giovane di Yao che ha 20 anni. Oddio, però ragazzi alla fine Yao parte già con 69, Miangwe parte con 62, quindi parte un po' bassino. No, alleniamo Yao, dai. Sì, va bene, facciamo fare un po' di torello. A casissimo, va bene. Simuliamo tutto, 4, 3, 2, 1 e vediamo come sono andati i nostri primi allenamenti. Con Barreca che ha preso una buonissima, Yao che ha fatto schifo e gli altri che insomma non hanno proprio brillato, però se la sono cavata. E come per tutte le stesse cose. Ah no, a posto, no, aspetta, avanti devo fare. Ah, ok, semplicemente avanti. Va bene. Allora, siamo al 2, vabbè, siamo andati un giorno avanti rispetto a quello che volevo fare io. Ma va bene lo stesso. Altra cosa che volevo vedere brevemente era, se lo trovo, che non sarà facile, perché infatti non lo trovo,
Ah, ecco, staff primavera, ragazzi. Ecco, volevo vedere subito del vivaio. Visto che ci dicono di assumere, cioè di prelevare 4 giocatori, se non abbiamo il vivaio, mi sa che ne preleviamo pochissimi. Perciò, potremmo assumere Michele Gasperoni. E questo è il primo. Poi, Mattias Klein, che lo vedo molto bene, molto molto bene, 5 stelle di esperienza, quindi ottimo. E poi, Bogdan Vrovec, nome assurdo, ma secondo me ragazzi va benissimo. E da che ci siamo possiamo anche già mandarli da qualche parte. Allora, Gasperone, essendo italiano, io lo manderei proprio in Italia. Per 9 mesi ovviamente, tipo quel che viene viene. E ok, Mattias Klein lo mandiamo in Germania, che comunque mi sembra un bel covo di talenti, considerando il fatto che la Germania in questi ultimi anni, ragazzi, sta vincendo tutto. Quello che viene viene. E Vrovec non lo mando in Serbia, perché non lo so, non lo so ragazzi, lo volevo mandare in Sud America. Ero un po' indeciso fra Argentina, Brasile e Cile, e quindi lo mandiamo in... Dove lo mandiamo? In Brasile hanno rifatto la Liga do Brasil, quindi il campionato c'è, in Argentina c'è, in Cile c'è, alla fine ragazzi il campionato c'è da tutte le parti, boh, mandiamolo in Brasile, chi se ne frega. 9 mesi, quel che viene viene, e siamo a posto. E per oggi ragazzi direi di fermarci qua, che abbiamo già fatto parecchia roba. Allora, ufficio, posto in arrivo. Chiudiamo tutte ste mail. A posto. Breve occhiata ai profitti. Ecco, siamo migliorati leggermente. Siamo... raga, dai, stiamo migliorando. Abbiamo guadagnato circa 12 milioni, se non sbaglio. No, 14, eravamo a meno 68, siamo a meno 54. Stai, stiamo guadagnando piano piano. Siamo messi molto bene. Stiamo piano piano capendo come fare. Abbiamo guadagnato un altro po' di soldi con le mallette. Ragazzi, piano piano con le mallette stiamo sempre guadagnando di più, perché i giocatori vanno bene, vendono bene, perciò bene, bene. Non so quante volte ho detto bene nelle ultime 20 parole, ma ok lo stesso. Col mercato ci stiamo piano piano sistemando, visto che stiamo vendendo un sacco di giocatori. Abbiamo guadagnato circa 80 milioni con Jovetic e Icardi per il momento, quindi stiamo andando in pari, o meglio siamo a più 40, no più 40 no, siamo, sì, siamo in pari ragazzi, alla fine più o meno siamo in pari, siamo a più 20, siamo a più 20, però dobbiamo ancora comprarci un nuovo attaccante e però dobbiamo ancora vendere alcuni giocatori. Perciò per oggi direi che possiamo finire qua. Vabbè, i tabelloni non li guardiamo perché tanto non abbiamo giocato nessuna partita di campionato. Il calendario però sì. E abbiamo 2 partite contro il Chievo e contro il Palermo. E sono le prime 2 partite di campionato. Non sono troppo complicate, quindi ragazzi ve la rimetto a voi. Fatemi sapere se per il prossimo episodio vorreste vedere queste 2 partite giocate, e vabbè, ovviamente anche la fine del campionato, del calciomercato, oppure, vabbè, solamente la fine del calciomercato, siccome sono 2 partite abbondantemente al nostro livello, di simularle semplicemente, di partire col giocarle da quella dopo con il Pescara e poi compagnia bella. E quindi ragazzi, appunto, il video può finire qua, che ci dovrebbe procedere in sud, iscrivervi al canale, condividere il video con tutti i vostri ragazzi, anche un bel commento, e direi... ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona! Ragazzi, piccolo extra, volevo solamente farvi vedere la panoramica degli obiettivi, perché con gli ingaggi dei giocatori stiamo già messi bene, praticamente abbiamo già completato l'obiettivo della società, ovvero ridurre gli ingaggi del 75.000 euro a settimana, e con la vendita delle magliette stiamo letteralmente volando, siamo già al 65% dei soldi guadagnati, ragazzi. Mamma mia, numeri incredibili.